Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati in diretta. Siamo con Overwatch, l'evento di Halloween che scade domani, tra l'altro, quindi sono proprio in ritardissimo, però me l'ero stipato, come si dice dalle mie parti, proprio per partire pure di qua, quindi mi posso mettere il muto sull'audio. Dicevo, evento che mi sono stipato, come si suol dire dalle mie parti, proprio per la giornata di Halloween, dato che nelle settimane precedenti avete visto tra South Park, cioè adesso Assassin's Creed e altro, insomma sono stato abbastanza impegnato, quindi non ho avuto proprio la possibilità di giocare ad Overwatch. Ok, beh, mi sono messo già il mio bel forziere in regalo, è la prima volta davvero che metto la modalità, cioè che accendo Overwatch il giorno, cioè durante l'evento di Halloween. Allora, dovrebbero aver aggiunto per l'occasione un paio di cosine proprio a tema. Hanno messo la vendetta di Junkenstein, che dovrebbe essere modalità PvE. Dottor Jameson Junkenstein esige vendetta. Quattro viandanti sono giunti fin qui per fermarlo. Quindi affronta modalità di gioco diverse con nuove regole. Squadre di dimensioni variabili e mappe uniche. Ok, perfetto. Quattro giocatori, una sola mappa e quattro tipi di eroi. Quindi abbiamo Ana, Hanzo, McCree e Soldato 76. Poi abbiamo invece Vendetta Infinita, che è l'altra modalità PvE. Anche qui modalità di gioco, vabbè, dovrebbe essere abbastanza simile, però con personaggi diversi. Allora, facciamo una cosa, prendiamo tutte e due, senza che ci andiamo a fare per forza una partita classica. Facciamoci prima queste modalità qui, mettiamo il livello difficile, dai, direi che si può fare, sperando di prendere il soldato 76, che con lui, insomma, di solito faccio un po' di riscaldamento il soldato 76 e poi passo agli altri personaggi. Quindi non giocando ad Overwatch con costanza, forse vado un po' in difficoltà se non prendo il soldato 76, però ci arrangeremo, ci arrangeremo. Ragazzi, c'ho la chat sempre sott'occhio, quindi magari o tra una morte e l'altra, comunque nei momenti, diciamo, di calma, io posso leggervi con grande tranquillità. Ieri c'è stata la conferenza PlayStation al Paris Games Week, tanta 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 roba. L'ho scritto anche sui miei profili social. Sony ha distrutto Microsoft a una settimana dal lancio di Xbox One X. Tra l'altro, mettere la conferenza Sony proprio una settimana prima del lancio della nuova console di Microsoft è stata una mossa, a mio modo di vedere, abbastanza geniale. Intendo qua, non so perché ci sta mettendo un minuto sano per cercare giocatori. Dicevo, è stata secondo me una scelta a dir poco geniale di marketing, perché se qualcuno magari aveva prenotato Xbox One X, adesso probabilmente è andato a disdire la console e prendersi PS4. Andiamo alla ricerca e ricominciamo da capo, perché non capisco come mai. E vabbè, comunque tanta roba. C'è stata la sorpresa del nuovo gioco di Sucker Punch, che io non mi aspettavo, devo dire. Sony mi ha detto ci saranno 7 nuovi annunci, però mi aspettavo più roba indie, roba VR. Non mi aspettavo proprio l'annuncio di una nuova IP di Sucker Punch, che piuttosto mi aspettavo al PlayStation Experience, quindi è stata una bella sorpresa. Tra l'altro, il gioco che io desidero da molto tempo, perché l'ho detto già con Assassin's Creed. Adesso mi hanno fatto l'Assassin's Creed ambientato nell'Egitto, adesso aspetto quello ambientato. Ce l'abbiamo fatta. Aspetto Assassin's Creed ambientato nel Giappone feudale. A quanto pare, però, mi ha accontentato Sucker Punch con Ghost of Tsushima. Vabbè, o Tsushima, che praticamente sarà un open world. Eccolo qui. Sarà praticamente un open world action stealth ambientato appunto nel Giappone feudale. Quindi sulla carta mi interessa tantissimo. Sucker Punch per me sono bravi. Gli manca secondo me quel tanto così per raggiungere proprio la vetta per essere riconosciuti come dei grandissimi sviluppatori. Forse anche la stregua di Naughty Dog, forse un pelo sotto ci rimarranno sempre, però insomma ci siamo capiti. A me la saga di Infamous era piaciuta tanto, Second Son secondo me è stato un capitolo un po' così così, però secondo me i primi due Infamous sono dei gran bei giochi. E quindi speriamo bene. Poi God of War sempre tanta roba. Abbiamo visto anche Detroit, bello anche lui. Intanto qua, ecco, subito cominciano ad abbandonare le partite. Abbiamo visto, dicevo, anche Detroit, The Last of Us, incredibile. Io non credevo fosse The Last of Us, credevo fosse più un Death Stranding. Poi quando ho visto la fine di Clicker ho detto ok, The Last of Us.
E poi insomma abbiamo visto anche Monster Hunter World, insomma altri giochi già noti, però devo dire nel complesso una conferenza di 45 minuti che ha fatto vedere tanta roba. E poi da non sottovalutare anche che c'è stato il pre-show con diversi giochi indie, ad esempio Spelunky 2, Guacamelee 2, Our, come, non so come si legge, si scrive Aure, però non so come si legge. Credo a Aur, credo. Altro gioco comunque molto carino. Insomma, una serie di indie molto molto interessanti. Da tenere assolutamente d'occhio. Guacamelee 2 secondo me sarà bellissimo. Io il primo lo ricordo con grandissimo piacere. Lo giocai su PS Vita. Era un piccolo gioiellino su PS Vita. E quindi, insomma, nel complesso, Sony secondo me ha fatto veramente un bello show. Ha avuto una bella presenza in quel di Parigi. Quindi un plauso a Sony. E peccato solo, l'unica critica che mi sento di fare a Sony è la mancanza di qualche data di uscita più concreta, perché God of War rimane all'inizio 2018, Detroit primavera 2018, Spider-Man 2018 generico, ecco, ci voleva magari una data di uscita più precisa per farci un'idea, insomma, di quando aspettarci quei giochi. Sicuramente Però non so comunque in Sony si quanto terrà la tempo data di uscita per PlayStation PlayStation avrà aggiornato Experience, quindi si Uncharted tratta di Spider aspettare un e mesetto Sony o Forza. qualche giorno. Il dottore rideva ad avvalersi dei suoi Vediamoci soldi con l'intro che l'orologio sembra carina. mortale. La notte della vendetta di Junkenstein. Sì, dai, carina. E ah, pure in bianco e nero, no, ragazzi. Ah, ok, pareva strano. Soldato. Difendi la porta del castello, ok. Vedete, un tipo strano. Che bella cozzaglia abbiamo messo insieme. Riposo. E che altro vi volevo dire? No, poi basta, sulla conferenza Sony direi che praticamente ho detto tutto. Ecco, l'unica critica appunto la mancanza di date, però quelle sicuramente arriveranno tra un mesetto e mezzo, come vi dicevo. Spider-Man sempre bello, devo dire. Poi questa volta abbiamo visto anche un po' di Peter Parker, cosa che finora non avevamo mai visto. Piazzato una fonte curativa. Al momento, ragazzi, classica orda. In cui abbiamo. Ah, ecco, adesso ci stanno cacciando anche dei robottoni diversi, sono robot, sì, perché Junkenstein credo che faccia robot. Diamo le cure. Sì, peccato che queste modalità in Overwatch rimangono per a tempo, nel senso che sono sempre legate agli eventi. Perché ad esempio, quella modalità bella che abbiamo visto in Una volta incontrai un uomo che poteva era aiutarmi. sempre un evento in cui vi raccontavo un pezzo di Possibile. storia dove Come hai c'erano la chiamato? squadra Overwatch con Tracer. Ecco, questa missione era la prima missione di Tracer. Era molto 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 carina quella missione. Peccato che rimangano, sono sempre legate al tempo. Io le metterei proprio fisse. Magari non questa perché è proprio legata ad Halloween. Però non so, mi fai una modalità proprio. Dato arriva il mio editore, mi fai proprio una modalità dedicata in stile Horda. Sarebbe secondo me molto molto più carina. Oh cavolo, io sto quasi per Venite qui, morire. vi curo io. Ricarichiamoci l'energia. Sì, non so quante vite abbiamo. Devo ancora capire questo. Intanto in alto, vedete, c'è anche la barra di. Chi è? La barra di energia della porta. Abbiamo anche i minuti richiesti per vincere penso la. Questa parte di partita.
Aia. Porca miseria, quanti ne stanno cominciando a venire. Ma non c'abbiamo un vero e proprio curatore, eh? Io adesso lo stavo notando. La tua potenza è al massimo. Attacca! E che attacco? Tu cavolo! Abbiamo evitato. No, perché abbiamo. No, un vero e proprio personaggio di supporto non ce l'abbiamo. Cioè, sono io il supporto con l'energia, con i kit medici. Pensate un po' voi. Arriva la creatura del dottor Junkenstein. Ah, ragazzi, che è bellissimo tutto ciò. Il mostro di Junkenstein. Beh, ragazzi, la parodia mi sembra abbastanza ovvia, no? I riferimenti cinematografici, diciamo, sembrano abbastanza scontati e ovvi. Carinissimo però al momento, eh. Molto simpatici. Non si prendono troppo sul serio. Ecco, siamo morti. Dai, 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 dai. Non avrebbero potuto impedire la battaglia di mamma mia, ragazzi, immortale sto tizio. Porca miseria. No, dai, non mi dite che abbiamo già perso, dai. L'aria si fece carica di energia arcana. So pure, niente più. Diamine. No, vabbè, dai. Abbiamo già perso. No. Cavolo, dai, ho messo il livello difficile, che voglio dire. È il secondo. Che figuraccia, eh. Che brutta figuraccia. Peccato, adesso la riprovo a fare a livello normale, che vi devo dire? Mezzogiorno di fuoco. No, dai. Molto obbligato. Siamo stati pessimi, veramente, veramente pessimi. Quindi, no, cambiamo, mettiamo a livello normale e proviamo a farcela così. Bah. Dai, dai. Allora, di nuovo, la vedete di Junkenstein e mettiamo lì alla normale. Cioè. Pensavo fosse comunque difficile, pensavo fosse, diciamo, un livello accettabile. E invece no. Che poi non credo qui sia un problema di squadra non affiatata. Almeno non credo. Dove il Lord del Castello aveva convocato degli eroi. Perché lo difendessero. Io però, fossi stato in Overwatch, avrei tenuto il tutto in bianco e nero. In bianco e nero era. Poteva essere veramente geniale. Veterano di mille battaglie. Quindi abbiamo soldato nel 76. McCree. Oddio, quella col soporifero, col dardo soporifero, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, questo ormai lo possiamo saltare. Cioè, così, ragazzi, era bellissimo, eh. Soldato, l'arciere e un tipo strano. Che bella cozzaglia abbiamo messo insieme. Come al solito. Hai l'abitudine di attirare il. Adesso arrivano da qui, adesso ce la siamo. Ce li siamo imparati.
Ma più che altro mi chiedo, ma una volta difesa la porta finisce la partita? Perché a questo punto quel piccolo di difficoltà così improvviso credo sia dovuto proprio a quello, no? Perché praticamente erano già verso la fine. E non è un male, perché alla fine in 10 minuti, no, neanche 10 minuti, 7-8 minuti, finisci subito la partita. Male non è come idea, per carità. La mia gente ti definirebbe un rogue, un samurai senza padrone. Rogue, mi piace come suona. Ti ho nel mirino. Distruggeteli prima che si avvicinino. Sì, ma credo che qui il trucco sarebbe: ognuno si mette a una porta. I bastioni. Credo, il trucco dovrebbe essere questo: ognuno si mette a una porta e se la copre tranquillamente. E lo dovrebbero fare i due assaltatori alla fine, cioè soldato 76 e McCree e le porte. E poi gli altri due si mettono l'altra porta, quella più vicina. Non mi aspettavo di trovare una. Credo, eh. È stata la guerra. In ogni guerra ci sono uomini. Infatti già adesso, come potete vedere, ancora non hanno toccato neanche un po' la porta. Ehi, non muori? Un'oscura presenza si manica in zona. Allora, adesso arriva. Eccolo. Il mietitore. Ragazzi, ma che bello è! La leggenda vuole che il mietitore fosse stato maledetto per aver tradito sua casa. Venite a farmi girare. Ancora una buona fine. Il soldato abbatte il mietitore, sperando che quella. Finalmente, la maledizione del mietitore è finita. Beh, adesso ci siamo dovuti per forza dividere per combattere il mietitore. Quindi adesso io me ne ritorno nella mia bella porticina qui. Tipo di mostro credi sia il mietitore? Del tipo peggiore. Un uomo. Intanto i vari personaggi dialogano tra loro. Che tipo è il mietitore? Li sentite? Sì, poi ogni tanto arriva anche la bomba di Junkrat. Junkrat tra l'altro uno dei miei personaggi preferiti in assoluto. Lo so usare abbastanza bene, dai. Almeno lo sapevo usare, perché poi a un certo punto è cambiato tantissimo anche come personaggio, se non mi sbaglio. Cioè in Overwatch ogni tanto ci apportano cambiamenti al bilanciamento, quindi non so adesso. Ad esempio, se non mi sbaglio, hanno cambiato di nuovo la special di Mercy. E infatti adesso è diventata una delle più usate nella modalità classificata. Siete tutti vivi. Così sembra. Ok, un'altra ondata credo sia andata. No, eccola qui. Adesso. Ok, adesso arriva. Eccolo qui, il mostro di Junkenstein. Nome meraviglioso. Sì, il segreto era. Segreto adesso, il trucchetto era utilizzare le super tutti insieme. Invece io ad esempio il drago non l'ho proprio visto nella prima partita, quindi. Poi vabbè, adesso il livello è più semplice, però voglio dire, sicuramente stiamo giocando meglio rispetto a prima, dai. Diciamo che se siano degli amici qua, ragazzi, andate proprio a nozze. Adesso dovrebbe arrivare un altro nemico. Eccolo. L'aria si fece carica di energia arcana. Sono stata evocata. Eccola qui, l'evocatrice.
qualcuno trovi quel generatore di scudi. Con inferno di fuoco e fiamme, annunciò l'arrivo di un nuovo nemico. L'evocatrice. Attenzione, sulla destra! La freccia dell'arciere colpì l'evocatrice, uccidendola. Cazzo, già è morta, io neanche me ne sono accorto. E adesso ci dovrebbe mancare proprio Junkenstein, giusto? Il dottor Junkenstein. Sì, me ne ritorno a coprire la porta come prima. I nemici cadono. Eccolo. Il dottor Junkenstein fece la sua spettacolare comparsa. Eccolo qui. Il dottor Jameson Junkenstein. Il dottor Junkenstein aveva stretto un patto con la strega delle bruche, al quale i corpi del soldato. Vabbè, è andato. E il dottor Junkenstein rimase ucciso. Il dottore va a incontrare. Ma credo sia già finito, ragazzi. Possibile? Ah no, adesso ritornano tutti. È ritornato il mietitore, infatti. Ci sono anche gli scudi, quindi è ritornato di nuovo l'evocatrice. Miseria quando utilizzo la bomba. Ecco, prendi questa pozione. Ok, mancano 40 secondi. Di nuovo il mietitore. Mi sa che è andato in loop. Preparatevi alle nemici sul ponte. Venite a farmi curare. L'alchimista uccise il mietitore. Sì, no, devo dire la verità, non so se perché all'era normale è troppo facile o all'era difficile è troppo difficile. Perché mi sembra un po' sbilanciato, non so. Cavolo, qua stiamo probabilmente giocando ad occhi chiusi. Abbiamo porta difesa, quindi adesso abbiamo difeso la porta. Scontro finale. Eccola qui, la strega. No, di nuovo tutti. L'alchimista si dimostrò più forte della strega. Una vittoria di l'ediente. Io vado subito su di lui perché è più grosso e quello che può dar più fastidio. È andato. Malconci e Veri. I quattro eroi. Abbiamo preso un forziere di Halloween. La loro ricompensa. Tra l'altro loro hanno anche le skin di Halloween, maledetti. Io non ne ho manco una. Bella questa. Eh sì, le nuove skin non le ho viste, dopo ci andiamo a dare un'occhiata. Ci sono sia le nuove che le vecchie, credo. Va bene. E adesso andiamo a fare l'altra l'altra modalità. Andrò a fine, ragazzi. È un live semplicissimo di un'oretta circa, giusto per fare qualcosa a tema Halloween. Che poi devo tornare ancora su Assassin's Creed. Ragazzi, è più lungo del previsto. Assassin's Creed bello grosso. Davvero davvero bello grosso. Quindi mi prendo qualche giorno in più per recensirlo. Spero di farcela entro la fine della settimana. Allora, vendetta infinita, eccolo qua. Mettiamo sempre livello normale, va, non ci ammazziamo. Credo che vendetta infinita sia simile a questa modalità, col semplice fatto che le orde praticamente non finiscono mai, credo. Credo, poi posso anche sbagliarmi, però
Mi sembrava di aver letto forse al menu di gioco iniziale che era che deve essere dovrebbe essere così questa modalità. No, non ci mettere troppo tempo per caricare. Ti prego, non ci mettere troppo tempo. Allora mi vado a beccare qualche news. Allora. No, vabbè, oltre, diciamo che ieri il PlayStation Experience ha catalizzato un po' tutta l'attenzione, quindi non c'è tantissimo da dirvi. No, PlayStation Experience, Paris Games Week. Su The Last of Us ci sono tante speculazioni, tante cose. Di nuovo. Ma di nuovo, non avevo messo la vignetta infinita? Perché lo difendessero dal folle dottor Junkenstein. Ah no, ok, l'avevo cambiato allora, benissimo. Chi ci prendiamo? Zenyatta? Si sono presi Bastion quei maledetti. Sì, dai, prendiamoci in Zenyatta. Ripeto, In cerca di corpi se eroi avessero lasciato dall'Olimpo così che lo si stile grafico, schierano secondo me era all'attesa del perfetto, ritorno. eh. Cioè, in bianco e nero, ragazzi, è bellissimo. Il dottore rideva a levarsi dei suoi soliti, già che quella era la notte della vendetta di Junkenstein. E dicevo, hanno fatto tante speculazioni su The Last of Us, chi sono questi nuovi personaggi. Il web, secondo l'ipotesi di molti fan, sembra che le sezioni viste nel nuovo trailer sono ambientate nel passato. Sembra così. Con un personaggio che potrebbe essere la madre di Ellie, che è probabilmente è l'unico personaggio di cui non sappiamo il nome, perché Naughty Dog ha rivelato gli attori di tutti i personaggi. Sappiamo per esempio questo personaggio misterioso senza nome è interpretato da Laura Bailey, che praticamente sarebbe l'attrice che ha interpretato Nadine negli ultimi due Uncharted, nell'eredità perduta e diventando un servitore della in strega come del si chiama? mietitore. Sia nell'eredità perduta che oddio, che è fine di un ladro, quindi Uncharted 4. E quindi insomma sembra che sia lei. Poi può essere qualsiasi cosa, queste adesso sono semplicemente speculazioni. Il personaggio sembra somigliante a Ellie, però le mancano alcuni tratti di Ellie. Il tatuaggio sul braccio, per esempio, le manca. E altri piccoli dettagli che fanno sembrare, appunto, fanno andare appunto in direzione madre di Ellie. Potrebbe essere magari, qualcuno dice, dei flashback con appunto protagonista la madre di Ellie e il passato di Joel, perché praticamente all'inizio del gioco, ragazzi, nella storia di Last of Us ci sono. Sì, ragazzi, comunque qua sono 12 ondate. Praticamente si dice che nel passato di The Last of Us la madre di Ellie, Anna, era una luce insieme all'altro personaggio di colore del primo The Last of Us che ci affida Ellie. Scusate, adesso non mi ricordo il nome. Sì, aiutami compagni, non so neanche che fare. Eccolo qua, io ho il Junkenstein. Quindi praticamente la Mary Ellie dovrebbe essere una luce, doveva essere una luce, e Joel un cacciatore. I cacciatori dovrebbero andavano appunto a prendersela con le luci, quindi sembrano tutte le direzioni voler andare sul prequel con appunto Joel che fa il cacciatore e la madre di Ellie come luce, però no prequel, ma con sezione di flashback accompagnato ovviamente dalla storia poi di Joel e Ellie che continua. Vedremo. Per The Last of Us 2, ragazzi, bisogna aspettare come minimo il 2019. Ma minimo, ragazzi. Considerate che poi nel 2018 praticamente Sony è già piena. E poi i giochi nel 2018 li sappiamo, cioè hanno almeno il 2018 alla fine del trailer, mentre qui invece niente di niente. Quindi bisogna aspettare un pochino per The Last of Us. Però intanto direi che tra Spider-Man, God of War, Detroit, compagnia bella, insomma, siamo abbastanza tranquilli.
sì, no, devo dire la verità, così giocate l'onda infinita a livello normale non è molto soddisfacente, eh. Zenyatta, devo dire, prima a me non piaceva, col tempo l'ho rivalutato un pochino come personaggio, con queste palline. Chi arriva adesso? Tu è tornato in mietitura? Secondo me l'hanno anche un po' cambiato, perché prima ad esempio l'attacco con tutte le palline non me lo ricordo così efficace. Poi posso anche sbagliarmi, Chi arriva adesso? L'evocatrice. Sono stata evocata. Eccola qui. L'evocatrice che c'ha? Anche il soldato 76 a fianco. Eh sì. Siamo arrivati all'ondata 6 di 12. Camminiamo nell'ombra, non comprendiamo. Armatura, venite a prenderla. Ecco, Bastion poi qua. Secondo me diventa anche più semplice con Bastion, perché comunque metti la torretta lì nascosta, è l'ultima cosa che ti vengono a colpire i nemici e sei abbastanza tranquillo, credo. Così supportiamo tutti i nostri compagni. Vedete la torretta là, fa i suoi bei danni. Sono un pronore volante, il vostro cade a terra senza più una parvenza di vita dentro di sé. Carino che poi il doppiaggio descrive con attenzione tutto ciò che succede, quindi lo sparacino che uccide il boss e così via, molto molto carino. Ah, una bella cura, devo dire, Blizzard con loro ha fatto un bel lavoro. Secondo me non è quel gioco che si merita i GOTY che ha vinto lo scorso anno, però sicuramente è un gioco meritevole, sicuramente. Ah no, ma quella è una skin del Soldato 76, io pensavo che fosse combattesse con loro. I colpi del monaco, ad esempio, è carino. Per un breve istante, l'arrestoria avanzata del dottor Frankenstein sembrò rallentare. Ok, siamo all'ondata 9, adesso si comincia a fare un po' un casino. Sì, che mi dà un po' di energia, Soldato 76, ragazzi, non dà un po' di supporto lui che potrebbe, Infatti mi sa che io tra poco muoio.
data 9 sempre. Il corpo del mietitore nell'oscurità della notte. Adesso dovrebbe mancarci poco, andata 10, il tempo di finire tutta questa gente qui. Chi arriva? Di nuovo l'evocatrice. Ha eliminato l'evocatrice, bene. Ma ce n'è sta un'altra. Cavolo. Adesso la vado a beccare col globo, almeno così me la tengo bene sott'occhio. Per lei bisogna comunque stare attenti. Oh, l'ho eliminata io. Ah ragazzi, altra cosa, io mi sono comprato Rainbow Six Siege finalmente. Ho trovato in offerta, magari qualcosa in futuro potrebbe arrivare, potrei farla. Adesso è il tempo un pochino di liberarmi di qualcosina, poi con i live ci diresfizzeremo un pochino comunque da qui a Natale, direi. Farò sicuramente diverse cose, poi i let's play continueranno sempre. Su YouTube saremo sempre molto molto attivi. Comunque mi diverto sempre molto sia a preparare i let's play, ad esempio con South Park mi sto divertendo tantissimo a fare i let's play. Anzi, mi sono divertito perché praticamente i let's play adesso sono, li ho già preparati tutti, solamente che ne pubblico sempre uno al giorno. E solo ieri sono mancato perché c'è stato il PlayStation Experience e quindi non sono, mi ero dimenticato di caricarlo, sinceramente proprio. Siamo arrivati all'ondata 12, quindi abbiamo finito ormai. Mamma che casino. Adesso è un bel casino. Veramente un bel casino. Dai, dai, che manca poco, lui è andato. Era stata uccisa, il suo io, senza vita, come niente. Dice, c'è il dottore qui e poi basta, credo. Lasci in particolare. Lo spievi andanti dovevano proteggere. È andato. Per consentire la fuga degli abitanti. Questa era l'ultima risata. La loro scena diversa era tutt'altro che assicurata. Ancora il mietitore. Cavolo. No dai ragazzi, ce ne sono due adesso. Sono raddoppiati. Ma quanti ce ne stanno? Oh, finalmente. Oh, ancora, Dio santissimo, basta. La porta tra poco crolla. Ecco appunto. Ma
Ma mi sa che pure la perdiamo sta partita. All'ultimo momento pure la perdiamo, C'ho questa strana sensazione. Ecco, io sono morto. Guardate quanto ci manca. Eccola. Ma tu guarda. Tanto così ci è mancato, Manca un 10 secondi, credo. Ah no, abbiamo vinto. Abbiamo vinto. No ragazzi, c'è qualcosa che non quadra. Se abbiamo vinto, perché hanno distrutto la porta? Vabbè dai, carina comunque questa modalità di Halloween, molto molto carina. E poi il tema parodistico, diciamo così, dei film di culto alla fine, l'ho trovato molto molto piacevole. Adesso ci andiamo a spacchettare i forzieri e ci facciamo giusto un altro paio di partiti, facciamo un'oretta giusto giusto per chiudere il live. Molto molto carine comunque queste modalità, lo confermo assolutamente. Adesso chissà che cosa arriverà in futuro, perché poi Blizzard non ha più fatto eventi a tema con eventi diciamo della storia, come era successo con quello che vi dicevo prima, con la prima missione di Tracer. Non li ha più fatti. Secondo me ci vuole molto tempo per prepararli, quindi ne fanno sì o no uno all'anno. Allora, abbiamo preso una nuova skin. Eccola. Ah no, l'highlight, vabbè, io non uso mai praticamente. E niente di che praticamente, Audi altro. Una skin di Halloween me la vuoi dare? Dai, dai, dai. Eccolo qui, sì, di Junkenstein, il mio preferito. Sì! Ma è bellissimo, ragazzi. No, di Junkenstein, di Junkrat. Ma è bellissimo. Come uno spaventapasso. Ragazzi, veramente, veramente bello. Abbiamo anche la nuova posa. Vediamole un pochino queste nuove skin che ci ha messo per Halloween. Quindi vediamo Ana, modelli, se c'è qualche skin dedicata. Sì, eccola qui. Questa qui è disponibile nei forzieri di Halloween. Poi le altre già c'erano. Ma insomma, questa non mi fa impazzire. Poi, Bastion. Doom Buggy, no, questo è disponibile nei forzieri celebrativi, non ce l'ho, quindi non si può neanche comprare. No, di lui non c'è nulla praticamente, però queste qui se non mi sbaglio sono nuove, no no, forse già c'erano. Poi Diva, i forzieri lunari, neanche qui nulla. Doomfist. Sì, che ho notato è un pochino calato Doomfist, come tutti quanti volevano Doomfist, tutti lo volevano, poi è uscito, non tanti se lo sono, a parte i primi giorni, come giusto che sia. Mamma ragazzi, ma questo è bellissimo. Ragazzi, ma queste due sono bellissime, come si prendono? Forzieri rivolta, forzieri celebrativi non mi ricordo quali sono. Cavolo, sarà bella quella. Va bene, poi Hanzo. Sì, quelle di Halloween, ragazzi, si riconoscono perché costano 30.000 crediti. 3.000 crediti, scusatemi. Vabbè, queste già ci stavano. Eccola qua, quelle di Junkrat. Ragazzi, io questa me la metto assolutissimamente perché è veramente, veramente bella. Anche se lui, devo dire, mi piace. Questa qui, la Giulare, secondo me è una delle più belle. La Giulare, la Joker. Ah, ma ce ne stanno di più. Questa qui spaventa passeri, che è un pochino diversa da quest'altra invece. Sì, però mantengono più o meno lo stesso stile. Lo dicevo. Poi Dottor Gian, che sai, che ci mancava. Questa è anche bellina, eh. Però mi piace più quella della spaventa passeri, devo essere onesto. Cricket. Le forziere dei giochi estivi. Ah, ok, questi sono i giochi estivi, però. Non. Poi lui, Lucio. Forzieri celebrativi, no, niente. Lucio, che tra l'altro è stato quindi scalzato. Adesso è Mercy il personaggio di supporto più utilizzato nel competitivo. Eccolo qui, questa è anche molto bella, questo braccio
veramente carina. Poi May, c'è qualcosa, eccola qui, quella di Halloween. Insomma, niente di che. Di lei ci hanno regalato skin molto più carine. Poi andiamo da Mercy. Mercy qualcosa sicuramente c'è. Eccola qui la strega. Però mi sa che le skin dell'anno prima non ci sono, eh? Io adesso ci sto facendo caso, ma non ne sto vedendo tantissime. Orisa, eccola. Niente. Orisa che tra l'altro dovrebbero ancora potenziare. Poi, no, eccola qui, posseduta. Sì, dai, ci può stare. Reaper. Ah, ok, questo è l'Origins Edition, adesso non riuscivo a capire. Eccolo qui. Il mietitore, questo sì, c'era l'anno scorso. Sì, questo me la ricordo l'anno scorso. E Dracula, bellissima questa, veramente, veramente bella. Poi, Reinhardt. C'è questa. Anche questa è veramente figa. Questa però mi sa che è dell'anno scorso. Questa credo sia dell'anno scorso, eh? Non vorrei dire stupidaggini. Poi Roadhog. Vabbè, Roadhog l'abbiamo vista, mostro di Junkenstein. Sì, e poi sanno sempre come creare skin adatte a ogni personaggio, eh? Anche qui che abbiamo l'immortale, eccola. Sì, l'abbiamo vista anche questa. La usava un giocatore, se non mi sbaglio. Poi, Sombra. Niente. Sì, i personaggi nuovi, ragazzi, che erano super attesi. Sombra, Ana, Doomfist, Orisa. Erano super attesi. Poi da una volta usciti è finita tutta la magia attorno a loro. Adesso nessuno più se li... gli dà retta, praticamente. Si rifila. Eccola qui, quella la vampira. E Drago. Ah, ma ragazzi, questa è veramente bella. Sì, l'abbiamo vista anche nella partita, ma questa è veramente bella. Torbjorn. Sì, vabbè, io di questa c'ho sempre quella da barba nera a cui rimango proprio legato. Ecco qui quella di Halloween. Vichingo. Ma insomma, ragazzi, niente. Cioè, non mi sembra proprio una skin di Halloween. Non mi sembra proprio azzeccata. Poi Tracer, eccola. Niente, direi niente. Se forse di rivolta, vabbè, è l'evento che vi dicevo prima. Poi no, anche qui nulla. Winston. Dai, Winston non ha qualcosa a tema, niente. Cioè, questa è del BlizzCon. La borsa promozionale del BlizzCon 2017. Ci vuole niente, comunque anche qui Zarya, eccola qua Zarya. Ah, dai, ma queste non sono skin di Halloween, dai, ma queste sembrano tutto tranne che Halloween, questa qui. Zenyatta, infine eccola qui, eccola qui. È carino col teschio, questa è carina, sì questa è molto molto carina. Abbiamo anche il cultista, anche questa, dai, questa anche ci sta molto. Va bene, dai, sono le 17.49, ci facciamo una partita rapida, una partita arcade, così mi prendo un altro forziere, va? Che ci vogliamo prendere? Deathmatch. Tra l'altro il Deathmatch è stato anche aggiunto recentemente, forse proprio con l'evento di Halloween, non vorrei dire stupidaggini, o comunque con... se non con l'evento di Halloween è stato aggiunto qualche giorno prima settimana. Chi ci vogliamo prendere? Io rimango sempre legato molto ad Orisa, perché a me Orisa piace. Secondo me è molto molto sottovalutata. Anche se forse nel deathmatch non è proprio il personaggio più adatto. Temo. Adesso qua siamo tutti contro tutti, quindi... è andato, ci ho messo 3 ore ma è andato, ecco. No, secondo me non è proprio più molto adatto,
Vabbè, ci ne proviamo ancora, tanto non abbiamo nulla da perdere. Sì, ecco, questa mappa l'hanno costruita molto come se fosse un'arena. Si prega di spostarsi dietro la barriera. Sì, no, non ho sbagliato, perché il problema, sapete qual è? Che lei è grossa come personaggio, quindi viene subito messa sotto tiro. Servono 15 uccisioni per vincere. Aia. E che vi stavo dicendo? Mi ero dimenticato. Dicevo, Madara comunque è aggiunta da poco, se non mi sbaglio, qualche settimana prima dell'evento di Halloween, con una mappa inedita, che la mappa, se vedete ragazzi, è costruita come se fosse un'arena, un'arena shooter con diverse zone per saltare. La devo vincere per forza per prendermi il forziere qui. Preparatevi all'impatto. No, perché tutti contro tutti, vincere tutti contro tutti non è proprio semplicissimo. Per dire, a me Orisa piace molto di più di Reinhardt, che comunque hanno un ruolo molto simile, cioè quello di concentrare l'azione attorno a loro quando bisogna andare a caccia di... bisogna conquistare le varie zone, no? Oh, grande. Mi servirà un po' di energia adesso. Non mi ricordo la sua super però, cavolo. No, alle spalle non si fa, però non si fa. Alle spalle. Però ragazzi, non mi sto comportando bene, ma male, sono secondo, voglio dire. Eh no, non mi sto comportando per niente male, direi. Infatti ci sto ripensando, mi sa che non ho fatto poi così male, perché comunque Orisa c'ha un bel po' di energia, eh. Non è un personaggio così stupido. Vabbè, qua questa sta andando volata a destra e a sinistra, quindi va bene. Però, dai, mi sto togliendo qualche soddisfazione. Pensavo peggio, lo ammetto. Sì, no, non mi ricordo cosa fa col triangolo, purtroppo, ma credo lanci una specie di scudo per supportare i compagni. Dove sta quel drago maledetto? Non lo vedo. Suggerisco di trovare riparo dietro la mia barriera. Cessate ogni resistenza. Ah, vabbè, peccato. Cessate ogni resistenza. Il problema è sapere qual è. Che io dimentico. Non giocando spesso a loro, faccio alcuni personaggi, mi dimentico la loro abilità. Quindi mi ero scordato nel suo caso che è diventata invisibile. Ma ragazzi, l'ho ucciso. Gli ho rubato l'uccisione prima che si suicidasse. Ecco, questa sta cacciando proprio la scienza. Però essendo una mappa molto aperta, mi sa che veramente si rivela questa modalità molto adatta a lei, eh. Poi bisogna anche saper usare questo personaggio, per esempio non mi trovo benissimo. Devo riunirmi alla squadra. Tanto manca 5 minuti. Dai, sì, c'è un live giusto giusto di un'oretta. Però vedete, quando si mette nello stretto va comunque in difficoltà, eh. Preparatevi all'impatto. Ah, cavolo. Maledetto Zeniatta. No, comunque sono soddisfatto. Secondo, 10 uccisioni. Male non sto andando, eh. Male, male no, considerato che comunque gioco Overwatch una volta ogni due mesi, ogni volta che c'è l'evento, praticamente. Servono 5 uccisioni per te. Dovrei rivedere un attimo la recensione, comunque, già vi dicevo, perché un articoletto secondo me lo merita. Post recensione, chiamiamolo così. Un anno dopo, ecco. Quanti Lumpis ci sono?
Dove va? È caduto! L'idiota! È caduto! Dove dobbiamo andare? Di qua, va. Ragazzi, ma quanti cavoli Doomfist stanno uscendo qui? Dai, beh, ragazzi, questo ormai... No, ma questo è in campo aperto, ragazzi, fa male, eh. Fa veramente, veramente male. Però mi sto divertendo veramente molto, molto carino. No! Dai, morire così, no, però. Serve una uccisione. Ma quindi si arriva a 20. Chi arriva a 20 vince. E vabbè, dai, peccato, però... mi sono divertito. Ho giocato abbastanza bene, devo dire. Comunque secondo su 8, quanti sono? Non è male come punteggio, assolutamente. Ecco, però l'uccisione mia, dai, è proprio bastarda, eh. Vabbè, eh sì, dai, su 8 comunque non è male, c'è uno score di 15-3. Vai, va bene così. E nulla, ragazzi, adesso andiamo ad aprire il forziere, chiudiamo il live. E direi che per il momento... No, dai, usciamo. Eccola qui, deposito. Sono andato pure due forzieri, perché giustamente sia quello della modalità che il forziere per le tre partite in arcade. Quindi li apriamo tutti e due. Speriamo che esca qualcosa di carino. Qualche skin, più che altro. Ma neanche per il cavolo. E vediamo di qua. Forziere di Halloween, un'altra bella skin qui. Dai, dai. Sì! Eccola qui, una skin di Winston, modello marziano. Vabbè, dai. Sempre meglio di niente. E vabbè, ragazzi, io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, dato che comunque oggi Halloween qualcuno probabilmente andrà a far festa, qualcuno forse andrà a vedere pure la partita della Juve, sì, sarà la Juve stasera, quindi qualcuno forse si vedrà la partita della Juve. E niente, io vi ringrazio, per chi vede la replica su YouTube, lasciate un like, iscrivetevi al canale, venite a trovare sul sito, vabbè, le solite cose che ormai vi ripeto praticamente ogni video. Io vi ringrazio di nuovo e vi do appuntamento a domani con South Park sul video sul canale YouTube, cioè Let's Play di South Park, e non so, forse qualche live su Xbox One lo devo fare. Quindi di nuovo, grazie a tutti e alla prossima. Ciao ciao!